Come posso iniziare questo video? Alexa, accendi mobile. Cosa vuoi accendere? Mobile. Scusa, non ho capito. Niente. Alright, 3, 2, 1, ciao. Viaggiatori, buongiorno! Sono sempre io, sono il vostro Random e come potete vedere sono ancora vivo e sto ancora facendo video, non disperate. Faccio questo video perché ho visto ultimamente diversi commenti tra Instagram, YouTube, Facebook che mi dicevano: Random, Leo, uè, ci sei? Sei ancora lì da qualche parte? Stai caricando nuovi video? Perché è da un po' che non carichi nuovi video. E lo so, avete al 100% ragione, ma vi devo dire che è stato un periodo molto intenso. Ho continuato, nonostante ci sia stata una pandemia, ma nel frattempo ero, tra virgolette, chiuso qui negli Stati Uniti e quindi ho continuato a viaggiare. E le distanze, ragazzi, negli Stati Uniti sono enormi. Praticamente ci sono solamente anche giorni e giorni di guida e magari non c'è connessione, perché poi uno ha in mente gli Stati Uniti che è tutto perfettamente tecnologico, tutto funziona, ma poi in realtà arrivi nel paesino o sei nella parte, magari nella costa, sull'oceano, la ricezione non c'è, le stories non si caricano, i video, insomma, un bel casino. Quindi alla fine della fiera non ho avuto tantissimo tempo, ma nodo al fazzoletto, vi prometto che sto per caricare tantissimi nuovi contenuti sul canale e quindi non disperate, continuate a seguire il canale perché arriverà qualcosa di bello molto a breve. L'altra cosa, come la maggior parte penso di voi sappia, sto anche collaborando con Licia Colò sul programma TV Il Mondo Insieme e anche lì ci saranno in tutte le puntate che partiamo praticamente da già la settimana scorsa in realtà, ma ogni settimana ci saranno nuovi video dove vi porterò un po' a scoprire dei pezzi di America che sto facendo. Quindi immaginate, c'è tutta questa mole di lavoro per il programma TV, c'è tutta la parte poi per il canale YouTube e in più ovviamente devo anche viaggiare, non è che posso stare tutto il giorno chiuso qua a montare video. E per chi non lo sapesse, montare video richiede un sacco di tempo, specialmente poi come per me che mi piace fare questi video anche lunghi, documentari, in cui cerco informazioni e poi metto insieme tutto qua, ci metto una vita, quindi sono un po' lento, lo so, mi dispiace, ma così. Comunque vi voglio mandare questo bellissimo messaggio di fiducia: non disperate, il vostro Random continuerà a condividere un sacco di nuovi video e materiali e ve lo garantisco. Dall'altra parte però voglio anche chiedervi un po' di cose, perché c'è tanta roba da fare, ma volevo chiedervi un po' quali sono secondo voi i viaggi ai quali anche dovrei dare la priorità, perché ho girato un sacco di materiale e adesso sto, anche grazie alla pandemia, tra virgolette, ho continuato a sistemare, editare, eccetera. Ho tanta roba anche prima della pandemia, durante la pandemia, dopo pandemia, cioè se c'è un dopo non si sa. Ho comunque un sacco di materiale da condividere. Ma come potete immaginare, tra tutte queste cose che adesso sto cercando di montare, ho un botto di idee e di direzioni in cui andare, ma vorrei avere la vostra opinione, quindi vi chiedo, datemi il vostro commento, anche se siete quelli che di solito magari non rispondono ai commenti su YouTube, non scrivono niente. In questo caso fate un'eccezione per me e ditemi cosa volete vedere nel prossimo video. Perché c'è un primo, diciamo, filone, un primo grande argomento che si chiama Colombia, che in realtà è una domanda un po' farlocca perché ci sto già lavorando, quindi spero che vi possa interessare perché in realtà ci ho già perso un sacco di ore, con un itinerario che secondo me è molto bello e che consiglio assolutamente per chi volesse visitare l'America Latina, ma partendo magari dalla Colombia, perché ci sono tantissime cose da vedere, belle città, mare, montagna, pianura, cibi, persone, divertimento, c'è un bellissimo mix e tra l'altro non è nemmeno così spaventosamente pericolosa come la gente si aspetta. È stato in realtà un viaggio molto molto bello, affascinante, e ci sto lavorando, quindi quello è un primo filone. E pensavo di fare come ho fatto per il Giappone, magari un video per ogni luogo, quindi c'è Bogotà, Medellin, Cartagena, Providencia, le cafeteras, insomma c'è un sacco di roba anche là, e magari un video riassuntivo per itinerario e cosa fare. Quindi quello è uno degli argomenti a cui sto lavorando in questo momento. Poi però c'è un'altra zona che è il sud-est asiatico. Come sapete mi piace molto l'Asia, ho viaggiato molte volte in Asia e c'è anche un viaggio che ho fatto
proprio all'inizio della pandemia. Infatti sono rientrato che la gente cominciava a mettere su le maschere, e che è stato quello, diciamo, tra Cina, che è un po' un argomento tabù, lo sappiamo, perché ovviamente adesso parlare di Cina è un po' complicato, però vi assicuro che è stato un viaggio molto bello sull'interno, dove ho girato un po' di cose e magari mi piaceva mettere insieme un po' i pezzi. E poi c'è la parte Hong Kong e la Thailandia. Thailandia dove ho visitato diverse città come Chiang Rai, Chiang Mai, quindi la parte, diciamo, interna, e poi anche la classica Phi Phi Island e quelle cose là. E anche quello potrebbe essere un bellissimo argomento. Poi c'è la parte invece, l'elefante nella stanza, che non si vede in questo momento, ma è ovviamente Stati Uniti. Come sapete, ho già caricato due video sugli Stati Uniti, uno su New York e uno sull'Alaska, ma ho visto tantissime altre cose. Per dirvene qualcuna, Miami, Key West, tra l'altro una delle strade più belle del mondo secondo me da fare. Poi c'è tutta la parte California. California, ragazzi, c'è un botto di roba da vedere. E più sto qua e più mi rendo conto di quante cose ci siano tra le città: San Francisco, San Diego, Los Angeles. Poi c'è la parte interna, ci sono i deserti, il Joshua Tree, la Death Valley, poi c'è ovviamente Las Vegas e i divertimenti con la zona lì. Poi c'è la parte, salendo un po', il parco delle sequoie, tutta la parte poi del Big Sur per arrivare fino su, insomma tantissimo anche in California. Se poi anche vi piace sciare, c'è anche la parte di Mammoth Lake, quella parte lì dove si può sciare d'inverno e anche farsi delle belle scampagnate durante l'estate. E poi l'ultimo viaggio che ho fatto on the road da San Francisco fino a Seattle, facendo praticamente tutto l'ultimo pezzo di costa, arrivando fino al Canada. E con quello, diciamo che ho concluso tutta la parte West Coast, perché alla fine sono riuscito a guidare in due viaggi diversi, in realtà, da Seattle fino a San Diego, quindi tutta la parte degli Stati Uniti, costa West. E anche lì c'è tantissimo da scoprire. Ho visto dei posti meravigliosi, tra cui l'Oregon, che mi è rimasto nel cuore a dei livelli assurdi, il nord della California, che è un posto dove che nessuno si caga, è praticamente natura selvaggia, pochissime case, pochissimi paesini, un po' into the wild. E ovviamente poi c'è il mio grande amore, che si chiama Hawaii. È Hawaii con le varie isole. Ho fatto appena adesso l'ultimo viaggio e sono riuscito a concludere la visita, diciamo, a tutte e quattro le isole principali dell'Hawaii. E quindi vi posso anche dire, insomma, quali sono le isole da vedere, quali sono le più importanti se avete poco tempo. Insomma, ce n'è tra Kauai, Oahu, Big Island, Maui, posti fantastici che vi consiglio di visitare e oppure di immaginare con me, con i miei video. Quindi io con questo vi saluto, vi chiedo se tra tutte queste cose che vi ho elencato, quale secondo voi potrebbe essere la più interessante per voi, per i vostri occhi e per la vostra mente. Fatemelo sapere, perché così darò la priorità a quei video lì. E poi c'è un'altra domanda: quali sono gli altri argomenti che vi interessano? Perché ho visto ultimamente un po' di domande ricorrenti del tipo: Leo, com'è abitare negli Stati Uniti? Quali sono le differenze culturali tra America e Italia? Come sono gli americani? Com'è la visione della vita? Com'è il lavoro? Come si fa a vivere negli Stati Uniti? Quali, anche legalmente, visti, possibilità di spostarsi qua e varie cose? Sono argomenti enormi che probabilmente nemmeno con un video di 7 ore si potrebbe affrontare, ma comunque se è una cosa che vi può interessare posso cercare di mettere tutto insieme e darvi un po' un parere su questi argomenti qui. Se avete altre domande, mettetele qui sotto. Altri argomenti importanti, altri viaggi, eccetera eccetera, scrivetemi, perché per me è importantissimo per avere ispirazione per i prossimi video da caricare sul canale. E con questo, dopo aver parlato praticamente ininterrottamente per le ultime, non so, 7 ore mi sembra, io vi saluto e vi chiedo: iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, per favor, è gratis, ve lo giuro, è gratis. E poi mi raccomando, rispondetemi con un commento qui sotto, ditemi: Leo, cosa vorrei vedere, cosa no nei video. Dai, per favore, fatelo, un commentino ogni tanto, su. Non ho più fiato. Bene, e con questo vi saluto e noi ci vediamo, lo prometto, ci rivediamo a brevissimo sul canale con un nuovo video, un nuovo viaggio, e mi raccomando, seguitemi, ciao, baci.